Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati a un nuovo episodio dedicato all'Europa Universalis 4 nel Succession Game con The Wall, Avionauta e Gallows. Nello scorso episodio siamo riusciti a dare una forma a Gran Panama, che è diventata una delle colonie più ricche delle Americhe. Abbiamo iniziato ad impostare delle nuove rotte commerciali anche dalla Costa d'Avorio e per farla breve, il mio grande obiettivo di diventare la nazione più ricca del mondo si sta lentamente consolidando. Adesso siamo secondi, quando siamo partiti eravamo molto più poveri. Con 121 ducati al mese ci possiamo permettere decisamente due advisor di livello 3 e ci possiamo permettere anche di mettere da parte dei soldi, quindi di guadagnare. Stavo nell'ultimo prima di chiudere, nell'ultimo episodio stavo cercando di migliorare la nostra produzione di manpower nelle città che possono in qualche modo esserci d'aiuto. Vedo che Wiltshire è buona. In realtà, addirittura in Irlanda ci sono alcune zone molto utili. Ok, abbiamo due colonie autosufficienti. Questo è fantastico. Non abbiamo abbastanza soldi però per fare le grandi barracks. Quindi dedichiamoci alle colonie. Io direi che adesso Gran Panama magari si va a unire alla Panama vera e propria. E non appena possibile, con il nostro esercito messicano, che gli Highlander, che adesso diventeranno ovviamente i Panama, anzi, i PSC, Panama Special Corp. Perfetto, quindi i PSC sono praticamente delle truppe addestratissime, addestratissime. Andremo a fare la conquista del Messico, la conquista degli Aztechi, per includerli nella Grande Panama. Se pensate che io sia una persona brutta e con dei seri problemi di megalomania, magari siete sulla buona strada. Ok, il Portogallo sta implodendo, questo è palese. Devo fare molta attenzione al manpower che mi sto pappando, però tutto sommato metto da parte 21 ducati al mese, non è male. Ok. Ho le mie altre navi commerciali, possiamo creare una flotta da 20, vediamo dove spedirla questa volta, dopodiché lavorerò ad un'altra flotta. Non ho altre navi in costruzione, quindi ne ho persa qualcuna. Vabbè, pazienza, la metterò insieme alle prossime navi. Queste 19 guadagnerebbero nell'English Channel 0,50, nel North Sea 3. Chesapeake Bay 7, Caribbean 4, Mississippi, Ivory Coast 2. Ok, io direi di mandarle nel Nord America. E andiamo a varare altre 10 navi leggere. Come stiamo messi con la Francia? 174. Ragazzi, lo so veramente che devo integrare la Francia, che sono molto indietro, è 1670, però vi ricordate quando ho provato a fare il test e diceva che la Francia veniva integrata nel 2029? Ecco, adesso che ho l'overextension bassa, overextension, e ho la diplo reputation molto alta e ho finalmente anche la policy che mi permette di annettere gli stati col 20% di sconto, credo di poterlo fare senza troppo dolore. Se l'avessi fatto prima mi sarei castrato. Non soltanto i testicoli, tutto, cioè mi sarei castrato anche le gambe. E poi non avrei più avuto molta. Cosa succede qui? Merda! Abbiamo altri ribelli castigliani. Dopo questa tornata di ribelli sembra che tutti gli altri ribelli siano tranquilli. Speriamo bene. Il London Army, che non sarà più London Army, ma questo. Sì, ha parlato. Signori, ha parlato l'oracolo. Come potete vedere, dopo questa ribellione non c'è da aspettarsi nient'altro. In Messico abbiamo tipo 30.000 uomini pronti a far saltare la Grande Panama. Ce la faccio. Ragazzi, sono felicissimo. Mi sono messo avanti anche la tecnologia diplomatica, così non danneggerò lo sviluppo della tecnologia durante l'annessione della Francia. Meglio di così non si poteva fare. Calice caduta. Vabbè, ribelli ragazzi, i ribelli sono fatti così. Ah no, a Calice ce la siamo ripresa, che è diverso.
Interessante vedere che i portoghesi sono letteralmente a pezzi e sì, no, 11 anni da qui. Mettiamo il fervore sulla stabilità e lo leviamo dalla guerra. Ah, in realtà potrei metterlo anche sul trade, ragazzi. Interessante questa cosa. No, non ci posso credere. E vabbè, è andata così, signori. E quindi sarà Robert Cox Stewart che prenderà le redini di questa situazione. Robert Cox Stewart avrà un problema di legittimazione, ovviamente, visto che a 7 anni, no, scusate, a 34 anni, quindi non ci sarà la seconda tornata di delegittimazione che io ho avuto dopo il come si cazzo si chiama? Dopo il consiglio di reggenza. Questo che cosa significa? Beh, questo significa che volendo, se noi adesso utilizziamo i punti militari possiamo dargli una mano, però visto che sono morto non faccio nulla, semplicemente, visto che qui l'episodio si concluderà un po' prima del solito, mostro a Gallows dove siamo arrivati. La mia grande sfida è stata quella di Make Scotland Great Again, ma soprattutto di focalizzarmi tutto sulle colonie. Ho espanso moltissimo l'avvionato, ho fondato la Scottish Louisiana, ho fondato la Gran Panama, che è una colonia molto ricca, ma io ti consiglierei Gallows. Adesso ti lascio la mia eredità spirituale. Dove sono i trade goods? Trade goods? Dove stanno? Iniziamo di qui. Se ce la si fa, adesso ci arrivo. Eccoli qui. Io ti consiglio assolutamente di andare a prendere i territori che adesso sono sotto Tlapanek e Mizzek, perché questo è tutto oro che arriverà via nave ogni 2 anni. Ogni 2 anni arrivano i galeoni carichi d'oro adesso da Gran Panama. Quindi praticamente d'ora in poi l'economia sarà potentissima. Potentissima. Allora, sono riuscito ad ottenere il mio obiettivo di gioco, cioè portare la Scozia da un OPT abbastanza scarso ad un OPT molto alto, 129, quindi siamo la seconda potenza in gioco. Non ce l'ho fatta raggiungere gli ottomani, ce l'avrei fatta nel giro di una quindicina d'anni, però è andata così. E questo significa che Gallows dovrà decidere se continuare in questa strada oppure cambiare completamente. Fra 7 punti di amicizia, la Francia si farà annettere. Gallows ha un problema, che è quello di avere una diplomatic skill molto bassa. Tuttavia, abbiamo un focus sulla diplomazia e un diplomatico più 3. Non cambiarlo perché la Deep Reputation fa uno sconto sull'annessione. Questa è la mia opinione. E questa è la mia opinione di grande Andrews non moribondo sul letto di morte. Però, cazzo. Non era vecchio, secondo me aveva una quarantina, cinquantina d'anni, però vabbè, queste sono le regole del gioco, ci sta. Quindi io ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito e hanno commentato fino ad ora. Ringrazio ovviamente Avionauta, ringrazio Gallows e ringrazio The Wall per la partita che stiamo portando avanti tutti insieme. Già che ci siamo, visto che non voglio concludere così, facciamo anche una visione rapida di quelle che sono anche le altre caratteristiche. Come idee siamo praticamente al pari con tutti gli altri. Come tecnologia, secondo me, siamo molto avanti. Ho sbloccato già le manifatture perché ho costruito numerosissime manifatture e la richiesta è anche dovuta a questo. Quindi non diteglielo, shh, non dite niente. Quindi Andrewshire era 10-10-13 e è diventata la città più, ovviamente, la città più ricca del mondo, la città più bella. Parigi 41, merda. Rabbia funesta, no, scherzi a parte, a parte Andrewshire, ho fatto manifatture ad Andrewshire, a Gloucestershire, a Glamorganshire, Lothian, Pale ha una manifattura, Cork ha una manifattura. Queste producono, ci danno tanta produzione, tanta tanta. Il resto, secondo me, sarà aspettare che Aragona termini la tregua perché adesso è isolata, è alleata soltanto del Portogallo, quindi può essere letteralmente smembrata. E guardate un po' adesso, se diamo un'occhiata alla mappa, nessuno può creare coalizioni, addirittura quelli più vicini, il Papa, la Germania, hanno pochissima aggressive expansion, quindi io suggerirei a Gallows di concentrarsi o sull'Olanda se si vuole espandere in funzione economica,
avere il totale controllo dell'English Channel, anche questa è un'idea. Oppure di espandersi a Siviglia per avere comunque il controllo di un nodo importante. Vi ricordo che teoricamente anche a Siviglia poi, se riusciamo ad ottenere un'altra colonia, potremmo raccogliere addirittura, perché abbiamo già il 20%, un nodo è scarso. È scarso perché la gran parte delle ricchezze delle Americhe dell'Africa convogliono direttamente nell'English Channel, o singhiozzo, chiedo scusa, però ci si potrebbe pensare. Oppure il prossimo mercante che, ovviamente Panama potrebbe diventare una nuova colonia. No, in realtà no, perché l'abbiamo già colonizzata, quindi va bene, non c'è nient'altro da dire. Queste sono questa è la mia creatura. Non c'è stata grandissima espansione in Europa, anzi è stata molto contenuta, però sono contentissimo perché ho ereditato una Scozia di pastorelli che conoscevano poco e male il business, e adesso abbiamo praticamente, c'è cioè, l'università del gran business, dei gran visir, di tutta la Scozia. Cioè praticamente noi con uno schiocco di dita compriamo, vendiamo azioni, nonne, cose, siamo ricchissimi. I più ricchi sono gli ottomani che girano in Porsche, ma credo che i prossimi giocatori, Gelloz e The Wall, che sono dei famosissimi kebab remover, credo che ci penseranno nel portare a termine questa mia sfida. Ma quante cazzate ho detto? Amici, grazie ancora per essere rimasti con me. Io vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima.